Classificare è un metodo efficace. Ma quando l'oggetto della ricerca sono i giovani, bisogna fare una premessa. Ogni giovane ha la propria e unica personalità. Tentare di tracciare un singolo modello porta inevitabilmente a una semplificazione. Oggi tentiremo perciò di far sentire diverse voci, forse stonate nel disordine, ma sincere, di giovani d'oggi, che parlano in primo luogo di se stessi. Interverranno anche dei giovani del XIX secolo, perché sono state le loro virtù, i loro vizi, le loro paure e le loro speranze a plasmare un periodo storico fondamentale per la nostra identità, il Risorgimento italiano. Epoca in cui si è compiuta la lotta per la liberazione e l'unità della nazione italiana. Si è sognato l'avvento della Repubblica, che oggi è realtà dal 1946, e sono state poste le radici della società in cui viviamo. Con questo sforzo corale vogliamo dare il nostro modesto contributo alla realizzazione degli auspici per il 150enario dell'Unità, formulati in più occasioni dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Cioè, una rinnovata attenzione ai giovani, un recupero delle radici della nostra convivenza e una ricostruzione sincera e non idealizzata dei fenomeni risorgimentali. Tutto si muove, tutto cambia. Striscia, nuota, vola. Seppur con difficoltà, avanti e indietro. È tutto un unico movimento. Nulla rimarrà uguale a prima. Vulcani erutteranno. Terreni coltivabili diventeranno casa. Quell'albero scalderà il mio cammino. Nicola diventerà dottore. Francesca metterà su famiglia. Quel che resta è solo un movimento inconsapevole che ci porterà non sappiamo dove. A volte violento, al quale non possiamo opporci. A volte talmente dolce che non vogliamo opporci, perché rapiti dalla bellezza con la quale veniamo spostati. Questa è una raccolta di storie, storie di vari uomini e del loro viaggio. Un viaggio che ha portato all'unità dell'Italia. Possiamo imparare qualcosa da loro? Questa è una raccolta di storie, storie di vari uomini e del loro viaggio. Un viaggio che ancora si sta compiendo e non sappiamo dove porterà. Possiamo imparare qualcosa da loro? Giovani del Risorgimento e giovani d'oggi. Quale sarà il nostro prossimo viaggio? Oggi il disagio e il distacco dai simboli e dalle istituzioni della nazione sono forti. E si tratta di un male profondo che non è nato oggi, ma ha le radici profonde nella nostra storia. Di tutti. Il 17 marzo di questo anno, 2011, ci sarà la data simbolo per la celebrazione del 150° anniversario dell'unità politica del nostro popolo italiano. E come fu unito questo nostro popolo o nazione, che dir si voglia, noi italiani, in un solo Stato? Fu unito con un compromesso tra, da una parte, tutta l'iniziativa sabauda dei liberali moderati, dall'altra dei repubblicani, liberal democratici, seguaci soprattutto ispirati dalla personalità trainante di Giuseppe Mazzini, e realizzarono però solo in parte questi loro programmi, questi loro sogni. Mazzini era stato il grande ispiratore, aveva voluto l'Italia una, ci riuscirono, indipendente, ci riuscirono, repubblicana, ci riuscirono dopo, ma anche con una maggiore uguaglianza sociale, un'unità dei cuori profonda e un senso pubblico della Repubblica, della cosa pubblica. Queste cose, pensate, senso profondo della cosa pubblica, adesso siamo nel 2011 e invece esso è fortemente tarlato, corroso,
non da oggi, da una serie di variegati egoismi, da un anarchico disprezzo delle regole comuni. Io fui un italiano, un politico e un militante. Pensiero e azione furono la mia guida. Tanti giovani cuori mi seguirono e io li portai nel primo partito italiano, la Giovine Italia. Io propagandai pubblicamente la lotta per un'Italia unita, indipendente, libera e repubblicana, perché la patria è la casa dell'uomo, non dello schiavo. La nazione italiana del mio tempo era divisa in staterelli, occupati o controllati dalle truppe austriache, eretti da regimi crudeli e dispotici. Perfino i tanto lodati Savoia si macchiarono più volte del sangue dei liberali. Fu il loro governo a braccarmi e a costringermi al primo esilio a Marsiglia, dove fondai la Giovine Italia. Ero completamente dedito alla missione della redenzione della patria, che non doveva essere solo una liberazione politica, ma anche un'elevazione morale. Io vedevo nei miei compatrioti una grande inerzia, un estremo egoismo, una sudditanza degli oscuri particolarismi locali che non portavano da nessuna parte. Sognavo la nascita dell'età dei principi, dell'associazione, del sacrificio. Condannai sempre la pretesa di diritti individuali che non si accompagnasse all'esercizio dei propri doveri verso l'umanità, la patria, la famiglia e anche verso se stessi. Io sognavo un avvenire di pace e di libertà per la patria e per il mondo intero. Sognavo la fratellanza dei popoli liberi, dei popoli autogovernati. Odiavo i nazionalisti e giustificavo la violenza solo contro i tiranni. Ero anche contrario alla pena di morte. L'ho sempre considerata nella mia vita immorale e inutile. Cercai sempre di insegnare ai tanti giovani che incontrai che la loro non è l'età dell'invidia e dell'egoismo, ma della passione e del sacrificio disinteressato. Beh, per me è un grande onore poter ascoltare le parole di un uomo così grande. Ma è stupido che io parli così. Non ho fatto altro che lodarmi. E quasi un secolo di oblio evidentemente non mi hanno insegnato la modestia. Mazzini, perché ti tormenti? Ma perché è la prima occasione che ho da lungo tempo per parlare. Io non ho fatto altro che lodarmi. Non posso permettere che questa mia occasione si trasformi in un elogio compiaciuto. Io ho tanti errori, tante pochezze, tante cose da ricordare dopo così tanto tempo. Io avevo sogni grandi, ma passai tutta la vita a parlare dell'Italia, avendola in realtà conosciuta ben poco. Partii esule da Genova avendo solo 25 anni e prima di allora avevo fatto solo qualche breve viaggio, qualche viaggio in Toscana. Ritornai solo in seguito, per brevi periodi, a sostegno delle insurrezioni. Propagandavo programmi poco realistici e incitai tanti giovani generosi a intraprendere delle imprese temerarie, ben sapendo che difficilmente li avrei rivisti vivi. Non ho mai avuto senso pratico e al di là dei miei proclami non riuscii mai a coinvolgere le masse nei miei progetti, che rimasero i sogni di una ristrettissima minoranza.
sei. Davvero importanza. Beh, sono uno dei tanti della nuova generazione, del 2011. Comunque potrei chiamarmi Marco Luca, non c'è differenza. E perché sei qui? Anche adesso, sinceramente, davvero importanza. Guardo un mondo dove tutti seguono i loro umori. Guardano il potere. Quelli che ce l'hanno sono importanti e loro lo seguono. E io sono solo una bandiera in mezzo a mille. Cosa mai potrei fare, effettivamente? Ma, insomma, in effetti, per esempio... No, non puoi rispondere perché non c'è risposta. Io sono solo una bandiera in mezzo a mille. E tutto è rimasto sempre uguale e sempre resterà. La guerra e la schiavitù sono sempre esistite e sempre esisteranno. Ciò che cambia sono solo i metodi. Così, l'uomo non è nato libero per poi essere messo in catene. L'uomo è nato già in prigione. Platone sosteneva che siamo tutti seppelliti in una grotta profonda. E chi cerca di liberarci non viene ringraziato, anzi, viene ucciso. Io potrei uscire, ma no. Non sono così stupido da farmi fracassare il cranio. I grandi personaggi della storia, Gesù, Socrate, Gandhi, Martin Luther King, non sono mai stati ben accetti in patria. E così io non voglio fare. Vedete questa moneta? Questa moneta rappresenta la mia vita, testa o croce. Questo è quello che conta. Noi non abbiamo alcuna decisione. È la statistica. Se io lancio una moneta 10 volte potrebbe accadere che la testa salta 8 volte o 2 volte croce. E o il contrario, non è importante, è solo la statistica. E voi cosa scegliete adesso? Per cosa faremo? Testa o croce? Essere giovani ha da sempre significato sentirsi in lotta col mondo. Avere un'energia da utilizzare, sentirsi in dovere di prendere la propria vita tra le mani e decidere in cosa trasformarla. Essere giovani significa essere dotati di buona salute, essere pieni di forza. Lottare a questo punto diventa quasi naturale, avere uno sbocco dove andare, cercarlo e depositare le nostre energie. Essere in lotta però significa anche pensare se veramente vogliamo che questa nostra crociata sia realmente utile. Con la sola forza bruta non è mai stata vinta nessuna battaglia e mai lo sarà. Sono un giovane e vivo in mezzo a loro. E francamente sono stufo di essere considerato come una meba, una morfa che non fa altro che rigirarsi sul divano in attesa della morte. Stamattina mi sono alzato dal letto e ho preso in mano la tastiera e mi sono messo a suonare. Non sembrerà un granché, lo ammetto, ma io ci credo davvero e penso che con la musica potrò cambiare davvero qualcosa. Suono. Nelle pause tra una nota e l'altra, vivo. Altro non faccio. Marco, ad esempio, è un mio amico. Anche lui stamattina si è alzato, si è infilato il casco e è andato a giocare. Baseball. Uno sport poco diffuso tra di noi, almeno qui a Brescia. E anche qui in Italia, del resto. Ma a lui piace e crede davvero che con questo riuscirà a cambiare qualcosa. E penso che lui sappia che il suo futuro sia in una terza base. Lotto io per la musica come lotta lui. Per lo sport e mille altri giovani come noi, ognuno con la sua teoria, ognuno con la sua storia, ognuno col suo obiettivo, ognuno con la sua vita e i suoi sogni. E per la cronaca, io di poltiglie amorfe non ne conosco, almeno per ora, domani non so. Mi chiamo Giacomo Leopardi. Detto questo, già avrete capito chi sono e la mia ragione d'essere. Sono uno scrittore e un poeta, e vivo nelle mie opere. Sono stato definito anche un filosofo, ma non mi è mai importato di essere ritenuto tale. Né era quello il mio intento quando ho composto le operette morali o lo Zibaldone, tantomeno quando ho composto i canti.
Ho avuto in dono delle brutte carte da giocare. Sin da giovanissimo ho mostrato i segni di una malattia che mi ha sempre reso fragile, incredibilmente debole e instabile fisicamente, aggravata da come stesso io ho trattato il mio corpo, nei 7 anni di studio matto e disperatissimo, che certo non hanno aiutato la mia già carente condizione fisica. Non per questo mi pento del mio comportamento, perché grazie a quel che ho fatto, sono venuto a contatto con una quantità di libri e poesie quantomeno eccezionale, testi che hanno segnato la cultura dell'età classica e moderna della letteratura. Potete forse capire il mio attaccamento alle opere e alla cultura del passato, perché solo dal ricordo di quel che è stato possiamo capire quel che siamo e chi siamo, per arrivare a capire almeno una piccola parte del nostro spirito. Se capite questo, allora forse potete perdonare il mio atteggiamento autodistruttivo. Sono sempre stato pervaso dalle emozioni che mi hanno condotto e guidato spesso nella mia vita. Più volte mi sono abbandonato alle sensazioni che ho vissuto, senza indagarle razionalmente, ma solamente vivendole per quel che erano. Questo è quello che ho fatto nelle mie poesie ed è questo quello che ha colpito i miei lettori. La sincerità che ho espresso nelle mie poesie, il pessimismo che ha segnato la mia vita e il mio pensiero, hanno trovato un terreno fertile nell'animo di chi ha letto le mie opere, perché dentro ognuno di noi si nasconde una sofferenza profonda, una malinconia e un desiderio di perdersi in un piacere infinito che purtroppo è negato all'uomo. Forse ho vaneggiato accusando la natura di tutti i mali dell'uomo, ma quando ho scritto non mi sono soffermato troppo a pensare, quanto più a lasciarmi andare al mio profondo dolore. Certo, ho scritto che la malattia e il mio aspetto fisico non hanno influenzato il mio pensiero. Infatti, si sono volute considerare le mie opinioni filosofiche come conseguenza dei miei malanni particolari e si persevera ad attribuire alle mie condizioni materiali ciò che invece è nel mio spirito speculativo. Ma pur affermando ciò, non posso negare che in condizioni diverse sarei stato diverso anch'io. E nessuno può dire che non può negare una cosa simile. Beh, ringraziamo il conte Giacomo Leopardi perché ci ha offerto una meditazione interiore di spessore, magari delle risonanze, degli echi dentro di noi. Però ecco, la mia mente va in primo luogo agli eventi che adesso stiamo rievocando del Risorgimento d'Italia. E Conte, non mi è sfuggito in alcuni suoi scritti, in quello che dicevano di lei, discorsi riportati dai suoi amici toscani, fiorentini, che lei aveva una grande ostilità, scetticismo e proprio polemica con i suoi contemporanei, i suoi anni, quegli italiani che si davano da fare, progettavano la lotta sugli ideali del rinnovamento d'Italia. Che voi dici qualcosa? Questo è giusto, non ha torto, sottolinei questo aspetto del mio carattere. D'altronde sono stato io a scrivere versi quali: oh patria mia, vedo le mura e gli archi, e le colonne e i simulacri e l'erme, torre degli avi nostri, ma la gloria non vedo. O ancora, ricordo di aver scritto: volgiti indietro e guarda, oh patria mia, quella schiera infinita di immortali, e piangi e di te stessa ti disdegna. Di questi miei versi e del pensiero che ne hai espresso, c'è poco da dire. Faticavo a vedere il bene della società in cui stavo vivendo, le virtù dei giovani che ne erano immersi. Gli studi sui testi antichi forse mi avevano portato a sopravvalutare il passato e a idealizzarlo. Di ciò forse debbo fare ammenda, visto e considerato che pochi anni dopo quello che ho composto, l'Italia si è unita in un'unica grande nazione. Non posso negare di aver sostenuto in più occasioni idee contrastanti, sia per quel che riguarda il mio vissuto interno, sia per quel che riguarda il vissuto collettivo. Mi sono dichiarato classicista, ma il mio avvicinamento ai testi classici, come più volte è stato evidenziato da vari letterati,
è di tipo fondamentalmente romantico e nostalgico. Ho sempre guardato al presente con malinconia e ho rimpianto in ogni momento l'armonia perduta e la vera capacità di immaginazione propria degli autori classici. Da questo comportamento è nato il mio giudizio su molti autori a me contemporanei e sulla società che li circondava, che ho criticato aspramente, non riconoscendo il valore specifico che è proprio di ogni periodo storico. È da qualche giorno che mi chiedo come la nostra generazione, che è stata definita in tanti modi, la generazione dei bamboccioni, di quelli che usano il cellulare e di quelli che messaggiano e non parlano più direttamente per dirsi le cose in faccia, la generazione dei mammoni e di quelli che non trovano lavoro perché non ne hanno voglia e preferiscono stare nel loro limbo familiare a usufruire della benevolenza dei propri genitori. E io mi chiedo come questa generazione invece possa approcciarsi e riconoscersi in quella che 150 anni fa, con grandi sforzi e sacrifici, unificavano l'Italia sotto un'unica bandiera, questa, la bandiera italiana, quella che ci riconosce e che riconosce il nostro Stato in tutto il mondo, ci unisce come il simbolo della nostra nazione, del nostro popolo e del nostro Stato, l'Italia. Beh, buona idea mi sembra, ma caro, adesso lasciamo stare i luoghi comuni giornalistici, eccetera, bamboccioni, cellulari, tutti i videogiochi, questo eccetera. Tu potresti, che sei una persona viva e reale, e non uno stereotipo, potresti a noi raccontarci un profilo più autentico di un giovane del XXI secolo. Secondo me, per delineare meglio quali virtù ci delineano meglio, è necessaria una profonda riflessione. E condotta questa, si giunge al fondo della nostra virtù. Le nostre virtù ci vengono da un evento storico famosissimo, la Rivoluzione Francese, che con quel suo motto, Liberté, Égalité, Fraternité, ci ha insegnato i valori dell'uguaglianza, ma soprattutto quello della tolleranza, la sopportazione, sostenuta e profusa da Voltaire con i suoi scritti, famosissimi, il filosofo illuminista più famoso che c'è. Sempre meno nelle nostre città sono gli xenofobi e gli omofobi. Le libertà liberali sono alla base delle nostre costituzioni e della nostra vita civile. Senza di esse noi non sapremmo come vivere. Ma soprattutto la libertà di movimento, la libertà di conoscere tutti i popoli del nostro mondo. Ma soprattutto, adesso più che mai, la virtù che ci delinea maggiormente è quella dell'amicizia. L'amicizia è fondamentale per noi. Noi siamo pieni di amici, non solo amici falsi e conoscenti, ma amici veri. Noi gli vogliamo bene ai nostri amici, noi proviamo del sentimento per loro e non sono più amici legati a noi solo da legami di parentela, come una volta si sposavano solo fra cugini o si conoscevano solo fra cugini, fra fratelli, eccetera. Adesso io provengo da un ceto medio, posso conoscere sia un povero che un ricco, e il ricco può conoscere anche il povero, possiamo essere amici senza problemi, mentre che 150 anni fa questo non poteva accadere, il povero non poteva neanche guardare direttamente negli occhi un ricco, mentre adesso questo avviene, e tra di noi si stringono sempre di più amicizie sincere, fraterne, con legami profondi e veri. Buongiorno. Per me è un vero onore vedere due persone che
di cui ho sentito parlare sin da quando ero piccolo. Silvio Pellico, Luigi Settembrini, due grandi del Risorgimento italiano. Guardi, credo che sia un onore anche per me a fare la sua conoscenza, anche se, devo essere sincero, non so chi lei sia. È un secolo e mezzo che non vedo anima viva, e bisogna dire che un secolo e mezzo sono veramente moltissimi anni. Eppure, io ricordo ancora la mia vita con lucidità. Devo ammettere anche con una punta di rammarico, sa, per la sua fine. Ma immagino che prima o poi ogni uomo debba lasciare questa terra. Questo dicono e penso sia la legge di noi mortali. Ora, però, signor Pellico, signor Settembrini, vi prego, continuate a dare il racconto di quello che ritenete essere la vostra vita, la parte migliore per noi che possiamo ascoltare della vostra vita. Allora, inizierò io. Fu italiano, piemontese, ad essere pignoli, nel periodo delle grandi idee nazionali, che sarebbero poi mutate in moti rivoltosi per giungere infine a ribollenti e sanguinose guerre. Divenni membro della carboneria, ma fui dall'austriaca arma fatto prigioniero. Rimembro con chiarezza che lo svegliarsi la prima notte in carcere fu cosa orrenda, ma ancora più orrendo fu il pensiero costante ed ossessivo dei miei genitori, che aleggiava sulla mia testa come un fantasma in un oscuro antro. La mia fiaccola, la mia luce in una tale circostanza fu, strano a ripetersi, la religione, quella stessa fede a cui io mi dissi un tempo indifferente e che divenne per me fonte di speranza. Speranza a cui mi dovetti aggrappare nei giorni del processo, in cui mi condannarono a morte. Condanna che fu poi, fortunatamente, mutata in 15 anni di carcere duro presso la forza di Spielberg. Resistetti, non so con che forza. Non diedi agli austriaci la soddisfazione di vedermi confessare il mio reato. Per 10 anni, con caparbietà, non piegai il mio capo al cospetto dello straniero, finché il mio corpo non mi costrinse a farlo. Non fu tuttavia questa l'unica esperienza di cui voglio rendervi testimonianza. Vi fu un'opera che io scrissi di mio pugno. Penso che voi ne siate a conoscenza. Ricordo dei doveri che scrissi, della gratitudine agli avi, della fede in Dio, del rispetto verso i fratelli e dell'amore verso la patria. Ricordo che scrissi dallo studio. Da che il poi, te sacro debito coltivare l'ingegno, ti renderai più atto ad onorare Dio, la patria, i parenti e gli amici. Di ciò mi è caro parlarvi. È così tu osi definirti. Non ritieni dunque di apparire un simbolo di vanità? Vedi, pure io fui un uomo del tuo tempo. Anch'io fui un vivo ammiratore della patria. Sempre vissi per la libertà. Ma non mi sembra di definirmi così privo di difetti come sembra che tu li sia descritto. Guardi, non era mia intenzione mostrarmi in siffatta luce. Così tuttavia apparisti. Non cercherò di confutare quello che lei dice, ma mi sia almeno permesso di ritrattare. A suo tempo noi ci confronteremo. Credo che ora si aspetti un dialogo da parte mia? E sia. Come dissi qualche momento addietro, fui anch'io un giovane italiano. Nacqui a Napoli. Ma non parlerò della mia infanzia. Ciò che conta infatti della mia vita sono gli anni della mia giovinezza. Studiai
la mia famiglia mi concesse degli studi importanti e fu in questi studi che io imparai l'ambiente culturale italiano e fu appunto durante in questo periodo in cui io capii la situazione italiana del periodo, una situazione statica e davvero problematica. Diveni maestro. Rimembro a tal proposito un motto giovanile, una frase che frequentemente dicevo ai miei amici e che scrissi successivamente nelle mie memorie. Farsi maestro agli altri, ma bisogna avere il sacco pieno e dire cose serie e non frasch. La dimostrazione, se non altro, di un minimo di coerenza e di umiltà. Rimembro inoltre le mie innumerevoli azioni, i miei incontri segreti. E di quel traditore mi ricordo bene, quel prete, tale Nicola Barbuto, che mi denunziò e mi fece arrestare. Per fortuna mi arrivò la notizia della nascita di mia figlia, che fu veramente una cosa incredibile che mi dà la forza per continuare quella vita che secondo me era sprecata. Ricordo distintamente il giorno in cui venni liberato. Mi sentii finalmente pronto per combattere per la mia patria. Infatti subito iniziai a riorganizzare delle battaglie contro l'Austria, organizzare delle sette segrete. Ma nemmeno pochi mesi e mi dissero che io ero in pericolo. E veramente fu un altro dolore incredibile per me. Mi consigliarono di scappare. Ricordo ancora quel giorno in cui partii per Malta. Per Malta che fu per me quasi peggio di andare in prigione, perché dovetti lasciare oltre la mia famiglia la patria per cui tutta la vita avevo lottato. Un ultimo pensiero lo vorrei dedicare a mia moglie, che mi fu sempre accanto in tutta la mia vita. Purtroppo non potei dare a lei e neanche ai miei amati figli l'amore che dessi, che diedi tutta la vita per la patria. Devo dire che ammiro un tale coraggio, ammiro una tal passione nella lotta che lei, tu, condussi contro il nemico per liberare la patria, la tua, la mia patria. Devo ammettere che anch'io prima parlai per invidia, invidia del tuo grande sforzo d'animo e della fede incrollabile che ti accompagnava per tutta la vita. Per la libertà e per la pace. Tutto è solitudine, silenzio, rovina. Salve, mi presento, sono Nievo Ippolito. Alzi la mano, chi tra di voi mi conosce. Siete in pochi, eh? Beh, lo sospettavo. D'altronde non è mai stata la gloria quel che ho cercato in vita. Non è mai stato mia intenzione dare esempio agli altri. E così, quel che ho fatto, l'ho fatto perché era quel che reputavo giusto. Ho avuto solo due passioni in vita, la patria e l'amore. E non ho mai lasciato che una oscurasse l'altra. Così, il primo, la patria, nacque spontaneamente, come un fiore. Non fui io a coltivarlo, nacque così, per caso. Galeotto Fumazzini. Avevo 17 anni. Quando decisi di partecipare all'insurrezione di Mantova. Fallita, ahimè. Mi presi una pausa per riorganizzare le idee. I miei genitori trovarono più opportuno allontanarmi dalla Lombardia, la mia terra natale. E così mi trasferì in Toscana per continuare i miei studi. A quel punto si presentò l'occasione di rifarmi della sconfitta passata e fu a Livorno che partecipai a una sommossa contro gli austriaci. Poi mi trasferì a Cremona e qui, terminati i miei studi liceali, decisi di studiare legge a Pavia. Un uomo di legge fa sempre comodo quando si tratta di costruire un nuovo Stato. Perché era questo che volevamo fare. Costruire un nuovo Stato. Avrei potuto dare una mano in maniera diversa. Fu qui che mi colpì la seconda passione. Una passione con un nome di donna, Matilde Ferrari. Mi innamorai di lei, mi strappò il cuore, lo prese per sé. Ma ben presto mi accorsi che quella magica creatura che tramuta la terra in paradiso, come scrissi lei una volta, altro non era un'illusione. E ci lasciamo. Seguirono anni duri. Se amore e patria fossero le mie vere passioni, beh, la scrittura fu il modo che ebbi per esprimerle. E così che scrissi
quando avevo solo 24 anni, la mia più grande opera, Le Confessioni di un Italiano, opera con cui intendevo sfidare apertamente gli austriaci, opera che fu pubblicata solo da postumo, forse per questo fu il motivo. Non ebbi pubblico a quel tempo, ma ironia della sorte fu per un'altra opera che mi incastrarono, L'Avvocatino, e così fui condotto a Milano e venni accusato di vilipendio. Nulla di meglio poté accadermi. Essere processato, che gloria! Perché è proprio a Milano che tra una seduta e l'altra incontrai Vice Mezzi. Un tipo qual forse avrei incontrato in sogno, se fossi poeta o pittore, ma mai avrei creduto di poterlo incontrare dal vivo. E così, la donna che non mi abbandonò mai, sino alla morte, mi dette speranza, mi aiutò, anche quando le mie speranze furono vane. Fu anche per merito suo, per merito di Bice, che potei partecipare alla grande spedizione dei Mille. Il mio talento non venne ignorato, e così feci da giornalista, descrissi delle grandi battaglie che furono combattute. Mi piace fin qui, ragazzi. Beh, attenti, non vi è un veto fine alla mia storia. Se siete fanatici del lieto fine, uscite dalla stanza, perché non è così che morii. Lasciai questa vita in una maniera banale. Era solo una spedizione, dovevo consegnare dei documenti a Palermo. E così la mia imbarcazione, l'Ercole, affondò. Un semplice naufragio, una cosa semplice. E così lasciai la vita. Ma voglio rivelarvi un segreto. Non ho rimpianti. Qui, essere giovani vuol dire essere disorientati, privi di certezze e poveri di speranze. Molti giovani si sono ormai rassegnati all'insuperabilità dei mali antichi, ma sempre nuovi, della nostra malandata patria. Perché il figlio del vice assessore, quello del notaio o dell'amico, del parente di chissà chi, avranno sempre la strada spianata. Perché fatta la legge, fatto l'inganno. Perché tanto lo fanno tutti. Perché io non ci posso fare niente. E allora chi me lo fa fare di impegnarmi? Rimango qui e aspetto che arrivi dal cielo la raccomandazione giusta. Purtroppo non siamo aiutati dagli adulti di oggi, perché in onore alla tradizione si fanno gli affari loro. Ma forse è ancora più pesante il fatto che dove si decidono i nostri destini, il destino della nostra Italia, cioè nella politica, ci sia una permanente guerra all'ultimo sangue, dove ogni fazione usa toni apocalittici, in realtà per nascondere una situazione di stallo. Questa situazione rende difficile a chiunque fare una consapevole e responsabile scelta politica. Una scelta che è doverosa, che è necessaria per tutti in una democrazia liberale e che è importante soprattutto per i giovani. A questo proposito, noi giovani italiani abbiamo l'immeritata virtù, quella di essere nati quando le due grandi ideologie totalitarie del Novecento, il comunismo e il nazifascismo, erano ormai morte. E infatti oggi quasi tutti i nostri coetanei le condannano. Questa è già una grande cosa, ma non è affatto sufficiente a sconfiggere quella dominante incertezza e quella sottile paura di non trovare mai il proprio posto. Fu scrittore, soldato, amai e venni amato. Con idee rivoluzionarie, ma soprattutto fu italiano. Italiano con il desiderio di poter amare la mia nazione, elevarsi a testa alta insieme a tutte le altre nazioni europee già libere e unite. Viaggiai per il mondo, diciamo, Italia, successivamente anche Europa, a volte per piacere, ma spesso costretto come esule. Napoli, Marsiglia, Parigi e Londra. La mia idea politica andava delineandosi nel tempo e, in parallelo, ideavo alcuni progetti rivoluzionari che avrei attuato appena possibile insieme ad altri miei compagni rivoluzionari. Carlo Pisacane.
Nel 1856, assieme a Mazzini, a Torino, organizzò un tentativo insurrezionale nel meridione d'Italia, nel Regno. Già se n'era parlato, semi-progettato da altri rivoluzionari. Il piano sembrava semplice, e cioè con pochi, non molti, giovani ardimentosi ma determinati, con le munizioni promesse e soprattutto con l'appoggio della popolazione locale, pensata, immaginata, desiderosa quanto loro di insorgere e contando sulla disorganizzazione dell'esercito borbonico, le cose sarebbero andate. Non andarono così. La sera tanto attesa era arrivata. 25 giugno 1857. Io e altri 25 amici rivoluzionari ci trovavamo al porto di Genova. Poche ore, da lì a poche ore, saremmo partiti per la volta di Cagliari, sull'omonimo piroscafo postale. Le cose si sarebbero fatte molto più interessanti all'arrivo di Pilo, un nostro compagno che aveva l'incarico di fornirci munizioni e armi. Su una piccola goletta avrebbe intercettato il piroscafo e ci avrebbe rifornito, appunto. Il giorno seguente, durante il viaggio, Pilo non arrivò. Devo dire che ancora oggi non so per quale motivo non riuscì a fare quel piccolo ma fondamentale compito che gli venne assegnato. E noi attaccammo lo stesso l'equipaggio della nave, contando sul fatto che, essendo un carico postale, le guardie non fossero né preparate ad un attacco né armate più di noi. Fortunatamente conquistammo il piroscafo. E lo dirottammo sull'isola di Ponza, isola nel meridione e anche grosso carcere. Qui infatti liberammo 320 prigionieri e il nostro esercito cominciava a crescere di numero. Il 28 giugno sbarcammo a Sapri, un paesino al confine tra Basilicata e Campania. Ma dove erano i rinforzi promessi da Napoli? E perché la popolazione locale non ci accolse come i loro salvatori? Ormai era troppo tardi per tornare indietro. Oh, quanto maledissi e quanto maledico tuttora la mia ostinatezza. L'onore mi rese cieco di fronte a un massacro assicurato. Attaccammo lo stesso, senza munizioni e senza armi. L'esercito borbonico ci decimò. Quando ordinò la ritirata, 60 dei miei erano già morti. Ci accampammo nella pianura fuori dal paese, ma dopo neanche un giorno la popolazione locale ci attaccò, aizzata da preti e capi del paese, che ci accusarono di essere ladri, mascalzoni, furfanti. Ah, com'è crudele la sorte! La stessa popolazione che noi volevamo salvare ci attaccò e anche loro fecero stragi quasi uguali a quelle che ci fece l'esercito il giorno prima. Io morii su quel campo e anche tutti i primi 24, quelli con cui ero partito da Genova, non ebbero una fine migliore. Purtroppo di quei 300 valorosi soldati non se ne salvò neanche uno. Andò così, nonostante Dio e popolo, l'idea di Mazzini e dei mazziniani che lo seguirono. Il popolo è fatto da persone diverse, questi li uccisero. Spedizione fallì. Però ricordiamoci che solo 3 anni dopo, quella stessa polvere del regno delle due Sicilie fu calpestata da Garibaldi e dai suoi 1000 per realizzare le speranze di alcuni italiani, e lì riuscirono.
All'inizio, molti liberali in varie parti d'Italia, soprattutto nel Regno di Sardegna, ma non solo, i cosiddetti moderati, erano scettici su questa che sembrava la replica della sfortunata, tragica spedizione dei Bisagane. Andare in questo regno del sud con queste plebi sanfediste, fanatiche, manovrate dai preti, eccetera, per cercare di farli insorgere e unire l'Italia, al resto d'Italia. Beh, ecco, a parte questi scettici, quali furono, da parte vostra, i garibaldini, le vostre motivazioni per la spedizione? Nel mio caso, gli insegnamenti di un mio maestro, padre Canata, accesero in me l'amore per la gran cosa vietata, ma molti altri giovani lo facevano semplicemente perché spinti dalle parole di un giovane rivoltoso, senza né legge né fede, con certe sue idee sull'Italia da poter far campare rivoluzioni in tutte le piazze del nostro paese. Giovane Italia, diceva costui. Quasi capisco chi è, ma caro ragazzo Garibaldino, che impressione hai avuto della guerra? E poi anche magari specifico di quella battaglia chiave, la battaglia di Calatafimi. La prima battaglia si svolse sul colle di Calatafimi, in Sicilia. Questa battaglia è per la nostra nazione un simbolo, ma è stata per noi mille il segno di che noi volevamo un'Italia unita e abbiamo dimostrato di volerla vincendo quella battaglia. Ma a livello umano, quali sono le virtù che tu hai visto nei tuoi compagni in quell'occasione? Triste cosa la guerra, ma io in questa battaglia, nei miei compagni, ricordo semplicemente una frase pronunciata da Francesco Montanari, che ferito su quel colle, piegato dal dolore e dalla fatica, gridò: rispettate i nemici, rispettate i feriti, sono italiani anch'essi. E con magnanimità furono trattati i nemici, pochi napoletani che i loro compagni non avevano potuto portare via. E si videro curati, ma erano meravigliati di questo. Si aspettavano di essere uccisi. Ma la saggezza e l'intelligenza e l'arte del nostro generale Garibaldi fu nel tenere in mano i nostri più valorosi comandanti e le loro virtù e le loro capacità fino all'ultimo, quando l'unica cosa che potevamo fare era vincere. Il furore di Bixio, la calma pontificiale di Sirtori e l'audacia di Edoardo Herter furono per noi fondamentali. Ma alla fine tutti furono fondamentali per vincere quella battaglia, perché un codardo che è uno in quell'ora, in quel giorno, in quel luogo non poté più essere. Mi si accusa di viltà, senza nemmeno conoscermi. Mi si accusa di egoismo, senza nemmeno sapere per cosa combatto. Mi si accusa di superficialità, giudicandomi dalle apparenze. Mi si accusa di ogni difetto, senza considerare l'ipotesi che il difetto
può essere nell'occhio di chi guarda. No, questa non è la realtà. Io non sono così. La realtà è che mi vorrebbero conformista, mentre io sono innovatore. Mi vorrebbero diverso, mentre io sono come sono. E sono stanco di persone che mi considerano un peso, di individui che vorrebbero eliminarmi se solo la mia morte fosse un affare scomodo. Scomodo. Sono stanco di tutto questo. Perché è così difficile pensare ai giovani non come un prodotto scadente dello sviluppo scientifico e tecnologico. Una pianta che, se accudita, può dare frutto. Io mi sento un germoglio. Un germoglio che ha bisogno di cure, che ha bisogno di non essere trascurato, per poter offrire qualcosa di buono. Ecco, io voglio cambiare questo mondo. Io voglio estirpare tutti quei luoghi comuni che si sono radicati nella mente delle persone. Voglio mettere a tacere quei superbi che si atteggiano a giudici. Sono Giuseppe Garibaldi, niente di meno che l'eroe dei due mondi. Fin da giovane ho capito che la scuola non faceva per me. I miei genitori mi volevano medico, dottore, avvocato, persino prete. Ma sicuramente, guardate, i sacerdoti non li ho mai apprezzati. E sì, i miei genitori certo volevano che con gli studi diventassi una grande persona. La mia grande passione era il mare. Cavalcare le onde, sentirne il fruscio, navigare alla scoperta. Sono sempre stato un grande avventuriero. Fu così che abbandonai gli studi per dedicarmi alla patente nautica. Il mio scopo? Guidare una grande imbarcazione, compiere imprese memorabili, comandare marinai. Infatti feci l'esame per diventare capitano marittimo e, indovinate un po', fui promosso. Nel 1833, già più grande, feci l'esame per diventare capitano di seconda. Sia chiaro che con questo non voglio dire che studiare non sia importante. Certo, io ho lasciato la scuola, però certe letture le ho affrontate anch'io. E ho ritenuto fondamentali alcune letture, come alcune di Rousseau, alcune di Voltaire, e trovo che queste mi abbiano veramente costruito, mi abbiano reso l'uomo che sono. Trovavo loro spazio tra un viaggio e l'altro, insomma leggevo mentre avevo uno spazio libero. Mi sento anche fortunato, devo dire, di aver viaggiato così tanto. Me ne posso vantare. Io non so voi, ma grazie a questi viaggi parlo ben sei lingue. L'italiano, il francese, lo spagnolo, l'inglese, il portoghese e il tedesco. Sì, sono molto deciso in quello che faccio e vi posso dire che all'età di 16 anni ho avuto il mio primo incarico, il mio primo imbarco ufficiale, a bordo della Costanza. Fu un'emozione grandissima, ai servizi di un grandissimo capitano. Fu colui che mi insegnò tutto il mestiere, Angelo Pesante. Fu un'emozione grandissima, ai servizi di questo capitano, su una nave, l'inizio di un'avventura, e sognavo veramente che un giorno avrei potuto avere una nave tutta mia. Via via i viaggi diventavano sempre più frequenti e i sacrifici erano tanti. In quel che era la mia passione, il mare, e il mio lavoro, il marinaio, ho corso anche i miei pericoli. Sono stato ferito parecchie volte, però mi sono sempre dimostrato all'altezza di quello che affrontavo. Ho affrontato nemici, ho affrontato corsari, ho combattuto duelli, però ho sempre difeso il mio equipaggio, sino alla morte. Ho sempre stato pronto a combattere per gli altri. Devo anche ammettere che sono stato persino arrestato un paio di volte. Sapete perché cosa? Schiamazzi. Ogni tanto si festeggiava, si beveva un goccetto di più e si urlava. Si alzava un po' il gomito e a volte si rischiava anche di fare a pugni con qualcuno. Odiavo le regole, sempre. Del resto amo essere allegro, scherzare, fare baldoria in compagnia con i miei compagni. La vita è bella anche per questo. E io sono molto sensibile ai piaceri della vita. Pensate che durante un viaggio a Marsiglia sono stato persino costretto a fingermi un'altra persona.
Ero considerato un disertore e così mi spacciai per Joseph Payne, un marinaio inglese. Per un po' di tempo feci clandestino, per non essere scovato. Poi partì per Rio, in Brasile, e mi imbarcai come Giuseppe Pane. Non posso negare anche il fatto che per un periodo in America Latina feci il corsaro. Saccheggiavamo navi, rubavamo qua e là, soldi, varie cose. La smania di successo, però, la mia voglia di essere eroe mi portarono fino a scoprire la passione nel combattere per difendere le popolazioni oppresse, a combattere per la libertà dei popoli. Non posso non ricordare anche le mie azioni politiche e il mio impegno in campo. Conobbi anche Giuseppe Mazzini e mi colpì molto la sua teoria, infatti aderì alla famosa Giovane Italia. Certo, avevo anche una vita privata, per carità, e oltre a divertirmi con i compagni, amavo molto le donne. Del resto, sono alto 1,66, capelli biondi e occhi castano chiaro. Potete immaginare, con le donne, è un successone. Mi hanno sempre affibbiato un parlato molto passionale, ammagliante, simpatico. Insomma, avevo una donna a ogni porto in cui ero stato. Prediligevo le donne mature, dame raffinate e colte. Non amavo molto stare da solo, sentivo il bisogno di legami stabili e per una donna ho anche litigato con i miei compagni. Poi, come dire, per colpa di un caffè, conobbi Anita e fu amore a prima vista. Fu la donna della mia vita, non ci separammo fino alla sua scomparsa. Una donna meravigliosa, di un gran carattere, forte, mi era sempre a fianco. Mi seguiva in ogni parte ed era sprezzante del pericolo. Poco dopo rimase incinta e seppur col bimbo in grembo, lei continuava a seguirmi. E a quel punto mi caricai le mie responsabilità di padre e di marito e ci stabilimmo nei pressi di Nizza. Piacere, Goffredo Mameli. Son vissuto, son morto, ho provato un po' di tutto. Sembrerà una scoperta molto facile questa, cioè che noi vivevamo, ma in quei tempi per molti era ancora molto dubbio. Son morto, ma prima son nato, son cresciuto, ho scritto e anche combattuto. Tutto questo per l'Italia. Capii fin da subito che la vita stazionaria di un uomo qualunque, sottomesso agli altri, non era quel che faceva per me. Mi guardavo intorno e provavo disgusto. Disgusto nel vedere come la mia patria fosse occupata da stranieri. E tutti accettavano questa cosa come se fosse naturale. Fortunatamente il mio sguardo però seppe posarsi su ben altre persone. Pochi ma buoni trovai uomini come me, della mia stessa pasta, disposti a tentare di cambiare quel poco che c'era dato. Tutti noi eravamo uniti dallo stesso sogno, uno stivale, l'Italia unita. Perché sapete, per noi non è come disse un certo uomo una volta, che la nostra nazione è solo un'espressione geografica. Non ci ho mai creduto, e anzi ogni volta che sento dire questa frase mi ribolle qualcosa di dentro. Avrei dato la vita per un'espressione geografica io? La maggioranza dei nostri coetanei erano delle banderuole, senza alcun interesse nelle faccende politiche del tempo. Austriaci, spagnoli, francesi, che gli importava loro? L'importante era avere il piatto pieno. Uomini egoisti che si curavano soltanto dei loro affari. Uomini egoisti che volevano stare bene loro stessi. Non guardavano mai come venivano trattati gli altri. Volgevano lo sguardo altrove se il loro vicino veniva picchiato. Finché non venivano toccate anche le loro ricchezze. Allora, forse, allora, un minimo di indignazione era presente nei loro sguardi. Decisi che avrei sacrificato tutto, tutto, per la causa italiana. Ecco perché ero determinato come non mai. E arrivai addirittura a morire. Discorso delicato questo, sì. Parlare della morte non è argomento facile, nemmeno piacevole se proprio dobbiamo dirla tutta. Ma visto che ho la fortuna di essere qua, per parlarvi dopo tanti anni, ho intenzione di liberarvi tutto. Morii d'agonia,
non certo la morte che si spera per un eroe. Morì d'agonia causata dall'infezione alla gamba che ebbi perché un mio compagno mi sparò per sbaglio in una gamba. Comica. Non lo condanno, fu un errore suo, come quelli che capitano a tutti. Certo, mi dà fastidio quando capitano proprio a me, però stavano difendendo Villa del Vascello nella Repubblica Romana quando gli partì il colpo. Sinceramente, all'inizio trascurai perché la ferita non era molto grave. Chi mai avrebbe immaginato che avesse fatto infezione? Sul letto di morte ebbi modo di pensare molto. Passai tra i più svariati stati d'animo. Non sapevo che cosa pensare. Da un lato ero soddisfatto dalla mia vita, vissuta sempre in maniera piena e seguendo i miei sogni. Dall'altra ero deluso, ero attristato. Avrei voluto vedere l'Italia unita anche dopo di me. Avrei voluto continuare a vivere per vedere i frutti del mio lavoro. Ma purtroppo non ebbi l'occasione. Da un lato fui addirittura superbo nel pensare che senza di me, che tante volte avevo motivato i soldati e i cittadini, si potesse andare avanti. Mi ritenevo indispensabile. Cosa avrebbero fatto gli altri senza di me? Ero anche deluso. Morire a soli 21 anni, peraltro di una morte che ti consuma da dentro, non di una morte in battaglia, proprio come Achille. Questa storia di Achille mi ha sempre colpito perché prima di partire per la guerra aveva due scelte. La prima, restarsene a casa, vivere una vita tutto sommato serena, una lunga vita, ma non essere ricordato da nessuno. La seconda era quella di fiondarsi in battaglia, combattere e morire, giovane, ma avrebbe avuto la gloria eterna. Anch'io avrei fatto la stessa scelta di Achille. E forse per questo che quando morì non ebbi sullo sguardo un sorriso come piacerebbe pensare ai più di voi, bensì una smorfia. Volevo vivere. Ancora. Non tanto, eh. Quel poco che mi sarebbe bastato a vedere finalmente l'Italia unita. Salve. Ho udito questo racconto della sua vita, breve ma molto interessante e intensa, anche se ascoltando mi è venuta una curiosità, perché lei, Goffredo Mameli, è noto soprattutto per l'inno che ha scritto, Fratelli d'Italia, e nel suo racconto ho quasi notato una specie di senso di fastidio, l'ha citato una volta sola. Ecco, le vorrei chiedere come mai. Vede bene, non è che proprio io disprezzi l'inno, che tra parentesi si chiama Canto degli Italiani, diciamolo una volta tante, ma che alla fine quel che penso è che io non ho fatto solo l'inno, eppure Mameli, inno. Sembra che io non abbia fatto nulla nella vita, che l'unica cosa che abbia fatto è che un giorno abbia preso un foglio, una birra, mi si è messo lì a scrivere dei versi. Poi dopo tutto il resto non c'è. L'ho creato perché credevo che servisse un qualcosa che ci tenesse uniti, date le circostanze del tempo. Ma l'inno è come se abbia preso possesso di me. Credete che abbia richiesto più sacrificio per me scrivere quelle poche strofe? Oppure
passare giorni interi con la baionetta in mano a difendermi e a combattere contro gli austriaci. Sono stato anche cronista di guerra. Se ne ricorda qualcuno? Di tutte le spedizioni che ho fatto? Di tutti i morti che ho visto? Delle persone che ho ucciso? No. Ma Meli è diventato il creatore dell'inno. Non che non mi piaccia, ci mancherebbe. Anzi, tra le varie opere che ho scritto, perché ne ho scritte anche altre, segnatevelo, penso sia quella uscita meglio. Però mi piacerebbe che ogni tanto qualcuno si ricordi anche del mio sudore, del mio sangue. Non so se vi è mai capitato di essere ricordati soltanto per qualcosa e quindi di iniziare a provare fastidio non appena sentite il suo nome. Mi piacerebbe davvero essere ricordato per qualcos'altro. Per questo che oggi sono venuto qua a parlarvi. Vi ricorderete di me? Perché alla fine... No, aspettate. Scusate. No, non ce la faccio continuare. Non sono Mamelin. Non mi chiamo Goffredo. Mi chiamo Kim. Abbiamo partecipato io e alcuni miei amici a questa specie di gioco di ruolo, facendo finta di essere giovani del Risorgimento, ma tutti coloro che vi hanno parlato sono persone che vivono adesso nell'anno 2011. Scusateci se vi abbiamo dato l'impressione di avervi ingannato. Però d'altronde era l'unico modo che avevamo per farvi capire una cosa. Non è stata certo una vita facile quella dei giovani risorgimentali. Questo soltanto un folle lo metterebbe in dubbio. Ma cosa credete? Pensate che la nostra vita di giovani nel 2011 in Italia oggi sia semplice? Ci stanno pian piano togliendo la cosa più importante nella vita. La speranza. Qui oggi, in Italia, sotto i vostri occhi. Così abbiamo per forza dovuto immedesimarci nelle vite di persone che, non trovandosi un cammino davanti, hanno saputo costruirselo. Non so se Mameli sia morto davvero con una smorfia o se sia stato pienamente soddisfatto della sua vita. Non so neanche se Mazzini abbia avuto dei ripensamenti sul suo operato, ma alla fine sono convinto di una cosa, cioè che tra me, Leopardi, voi, non è che ci sia poi tutta questa grande differenza, perché siamo uguali in fondo. Abbiamo gli stessi meccanismi che ci governano, abbiamo stesse emozioni, stessi sentimenti, stesse paure. Tutti noi abbiamo il grande sogno della nostra vita, non mentitevi. Per questo, pensando a Mameli, mi è sembrato ingiusto che venisse ricordato solo per l'inno. Per me gli avrebbe davvero fatto piacere che qualcuno sia ricordato delle sue battaglie, di tutte le volte che ha combattuto. Jacopo è un ragazzo senza fiducia nel futuro, quello di prima, la monetina, ricordate? E ugualmente a lui anche migliaia di giovani, non adesso, ma ai tempi del Risorgimento, erano sfiduciati. Abbiamo un vantaggio però noi su di loro. Sappiamo che il futuro che loro faceva tanto paura, altro non è che il nostro presente. E sappiamo anche allora che seppur non possiamo capire come si evolverà la nostra storia, come andrà a finire la nostra vita, da qualche parte dovrà pure arrivare. Cosa sarebbe successo
se Garibaldi si fosse fermato, se Mazzini avesse perso la penna. Non abbiate paura ad agire. Non pensate che sia tutto inutile. Siamo giovani, abbiamo il potere nelle mani. Abbiamo un'energia che rimpiangeremo per il resto della nostra vita. Se davvero potremo mai fare qualcosa, è questo il momento per farla. E adesso? Come evolverà la nostra storia? Dove andremo a finire? Dove ci porterà il nostro viaggio? E restate con noi, e lo saprete. Musica! Fratelli d'Italia, l'Italia sede sta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dove la vittoria ne forga la chiola, rischiava di Roma, il Dio la destra, dell'elmo di Scipio si è cinta la testa, dove la vittoria e borga la chioma, che schiava di Roma il Dio la creò. Si giunge a corte, si affronti alla morte, si affronti alla morte l'Italia di amore. Si giunge a corte, si affronti alla morte. L'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio, uniti tra Dio, di vincerci può. Si giace a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Si giace a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Dall'Andrea Sicilia, ovunque regnano, ogni omi ferruccio al cuore la mano, i bimbi d'Italia si chiamano. Le spade vendute, già l'Aquila nostra le penne ha perdute, e sangue d'Italia, e sangue polacco, da lei molto sacco, ma il forte non so. International Big Mega Radio Smasher. I had
the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. Time of my life, and I never felt this way before.